In questo video vedremo come impostare e utilizzare il migliore emulatore per PlayStation 1. Questo si chiama EPSX E1.7, che indica appunto la sua versione. Potete scaricare il pacchetto che abbiamo personalmente composto, dove sono presenti numerosi plugin aggiuntivi e tutti i BIOS disponibili. Inoltre dovrebbe essere già tutto pronto nelle varie impostazioni. Per evitare problemi vi farò vedere comunque come impostarlo al meglio, con qualche consiglio. Andiamo a vedere la sezione config e iniziamo con l'opzione video. Sono presenti vari plugin grafici, dal più bello visualmente al più leggero. Consigliamo comunque Pete D 3D Driver configurato in questo modo. Quando avete terminato la configurazione, cliccate su OK. Passiamo ora all'opzione sound. Anche qui ci sono diverse tipologie aggiunte dai plugin. Per una buona qualità provate EPSXe SPU Core 1.7. Per quanto riguarda invece l'opzione CD-ROM, selezionate quello che funziona meglio, nel nostro caso CDR WNT Core 1.7. L'ultimo passaggio è il BIOS, qui dovete immettere il file corrispondente alla provenienza del gioco. Nella maggior parte dei casi il 1001 va benissimo. Se non gradite le impostazioni dei comandi, potete cambiarli cliccando su Gamepad. Detto questo, iniziare a giocare è davvero molto semplice. Basterà inserire il disco nel lettore e cliccare su Run CD-ROM. Potete anche utilizzare delle immagini ISO cliccando su Run ISO. Per questo video è tutto, vi aspetto al prossimo. Ciao a tutti!